Buongiorno, grazie per l'invito. Sono appena arrivato da un piccolo comune di 2.000 abitanti, Berceto, sull'Appennino Parmense, che è vicino a Coroniglio, 1.600 abitanti, che ha una particolarità perché proprio ieri, firmando un nuovo accordo con Carlin, con Slow Food e con la vostra associazione anche della mia regione, abbiamo presentato la nascita di 4 nuovi presidi in Emilia Romagna e uno di questi è quello della pecora cornigliese, che può essere definita una nicchia dal punto di vista del numero di quantità di esemplari, ma che dal punto di vista di ciò che può voler dire per quel territorio è una nicchia che può garantire produzione, allevamento, un po' di ricchezza di indotto, tipo quando nella mia realtà, lo raccontavo ieri, qualche anno fa si decise di provare a valorizzare e a salvaguardare e a promuovere la vacca bianca modenese con Tonino Cherti, che lanciò quell'idea, molti sorrisero o ironizzarono. Oggi ci sono ristoranti a Modena che vengono presi d'assalto perché i cittadini hanno imparato a conoscere ciò che avevano magari sentito ma mai assaggiato, oppure che nemmeno avevano mai sentito, ed è diventata qualcosa che nella nostra montagna a diverse persone sta dando lavoro, occupazione, reddito e un po' di ricchezza da ridistribuire. Ma a Berceto ci sono arrivato da Rimini, perché ieri sera abbiamo festeggiato con Pupi Avati e Francesca Fellini, la nipote del grande Federico, i 110 anni del Grande Hotel di Rimini. E raccontavo anche lì ieri in conferenza stampa come la settimana scorsa con il mio amico Massimo Cottura, che arrivava da Bilbao, dove aveva per la seconda volta ottenuto il riconoscimento di miglior ristoratore del mondo, avevamo inaugurato proprio a Rimini il sabato mattina insieme al sindaco Gnassi e a centinaia di contadini, produttori, piccole imprese del territorio, una manifestazione al meno, quindi avete voluto dire le mani, che prendendo dentro un tettone da circo che richiamava Ottomaggio, e con l'unico circo, credo al mondo, che è rimasto è francese, ad utilizzare i cavalli con i carri, promuoveva l'eccellenza, le bellezze, le fatiche del territorio con Massimo Cottura stesso e 12 chef internazionali giovani che avevano l'obbligo di produrre cibo, di presentare pietanze utilizzando solo i prodotti della mia famiglia. Lo dico dal presidente di una regione che in Europa vanta tra diversi primati quello di essere la regione con il maggior numero di prodotti GDO, ben 44. E qualche anno fa c'era chi persino ci consigliava o consigliava di ridurre gli investimenti e la protezione su quei prodotti. Si è fatto bene ad andare nella direzione opposta. Solo il 2017 ha visto un volume economico per soli quei prodotti, 44, di 2.750.000.000 di euro. Perché dico questo? Perché noi è evidente che se vogliamo valorizzare ciò che proponete e ciò che proviamo insieme anche a fare, ieri abbiamo firmato un accordo che prevede non solo la nascita di 4 nuovi presidi che si aggiungono ai 13 già esistenti nell'Emilia Romagna, abbiamo fatto un accordo per promuovere il tema della formazione professionale, il tema del rapporto con le scuole, alberghiere, dell'agroalimentare, eccetera, che ai miei tempi erano istituti frequentati da quelli che si dicevano non avevano voglia di studiare, ma che oggi sono presi d'assalto da sempre più ragazze e ragazzi, sarà anche una nuova, ma prendiamo il buono che viene, la riscoperta anche del tema della terra, del cibo, dell'alimentazione. E siccome noi abbiamo bisogno, ne parlate voi, e ho visto che nel documento approvato in Cina avete inserito il tema del cibo sano, segnalo che all'Expo di Milano l'Emilia Romagna ha lanciato una piattaforma a cui hanno partecipato decine di paesi stranieri e di associazioni e di agenzie, compresa la stessa Food and Drug Administration, ma anche la omologa cinese, che si chiama Food Research and Innovation Forum, che si occupa di food safety,
food security e food sustainability, perché nel mondo sta aumentando il numero di persone anche che hanno qualcosa da mangiare mentre prima non l'avevano, ma è evidente che quando funziona o succede così ti pone il problema se quello che dai da mangiare te stesso o ai tuoi figli non è qualcosa che faccia ammalare o addirittura crepare. E quando firmammo l'accordo con Guangdong, la provincia più popolosa e ricca della Cina, 110 milioni di abitanti, sarebbe il più grande paese europeo, al primo posto di quel protocollo, visto che noi abbiamo la sede dell'EFSA, cioè dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, ci abbiamo messo il tema della sicurezza alimentare come da loro richiesto. Dico questo e voglio concludere per non rubare troppo tempo, per dire che noi abbiamo bisogno di tenere insieme il bisogno di non sprecare il bene di persone che abbiamo tra pochi decenni, si chiama pianeta Terra. Io volai nel settembre 2015 a San Francisco a firmare, ci tornerò a settembre, c'è una grande manifestazione mondiale sul cibo, scusate, sulla lotta ai cambiamenti climatici, sulla sostenibilità. Andai a firmare con il governatore, mio amico Jimmy Brown, un accordo per l'Under 2 che poi fu alla base, poche settimane dopo, della COP21 di Parigi. Però sappiamo che in quel grande paese l'attuale Presidente degli Stati Uniti sta stracciando quell'accordo che per la prima volta diceva da qui al 2030 ridurre del 40% addirittura le emissioni di inquinanti e gas climalterati nel mondo, perché sono quelli che surriscaldano il globo e determinano quei cambiamenti climatici disastrosi che, quando non il costo di vite umane, quindi quello è irreparabile, ma anche quando non c'è costo di vite umane, danno danni sociali ed economici che nella mia regione hanno fatto sì che nei 3 anni di presidenza, negli stessi luoghi abbiamo conosciuto ad esempio un'alluvione che in 4 ore ha portato l'acqua che scendeva in un anno, e l'anno successivo la più alta siccità dopo 128 anni. Noi abbiamo bisogno di correggere tutto questo, dobbiamo farlo anche come chiedete voi con la cura del suolo. Noi passeremo in 5 anni ad esempio dal 7 al 16-18% di coltivazione biologica, che danno una mano anche ai suoli. Ma soprattutto abbiamo preso una decisione pochi mesi fa, che se avete apprezzato, che è legge urbanistica rivoluzionaria, immaginando che in Italia e in Emilia Romagna abbiamo consumato troppo suolo vergine, che si chiama consumo di suolo a saldo zero, immaginando che nei prossimi anni ciò che devi premiare è la rigenerazione, la riqualificazione urbana, che peraltro permette di costruire, ma a partire dai luoghi che devi nelle realtà bonificare, magari già abbandonati dal titolare. Tutto questo sta insieme se noi vogliamo valorizzare quello che diciamo essere eccellenza, valorizzazione della cultura particolare, delle peculiarità di quel territorio, della qualità dell'aria, dell'acqua e dei suoli, ma non perdiamoci in giro. Se questo non ha una ricaduta anche economica, rischia di essere belle parole, ma che poi in quei territori, invece che produrre ricchezza, rischiano di acuirne la povertà. Io credo però che quello che sta succedendo in questi ultimi anni sta dimostrando che laddove insisti hai successo. Perché? Perché noi proprio poche settimane fa siamo stati insigniti di una cosa non immaginabile fino a pochi anni fa. Cioè la Lonely Planet, la Bibbia delle guide turistiche, la più letta, venduta e conosciuta, ha dedicato all'Emilia Romagna la Best Destination in Europe per il 2018, cioè fino alla prossima estate, del prossimo anno, saremo per la Lonely Planet la destinazione prima da visitare se vai in Europa. Noi non abbiamo dei nostri confini Venezia, Firenze, Roma, le Dolomiti, i laghi, le Cinque Terre, però abbiamo tali e tante eccellenze, tra le quali ad esempio il tema del cibo, e di un cibo particolare, lì vengono indicati dal parmigiano reggiano d'Alpe, che non voglio raccontare, che conoscete, che diventano un elemento davvero di grandissima attrattività, perché il turismo nel mondo è molto cambiato, è meno stanziale di quello della mia generazione e quelle precedenti, si vuole vedere più cose possibili in minor tempo possibile, si cerca di andare a vedere, ma anche assaggiare, quelle cose che magari troverai solo lì. E il turismo enogastronomico, che viene insieme a quello culturale, è quello insieme a quello del web più in evoluzione nel mondo. E da noi negli ultimi 3 anni siamo passati da 45 a 57 milioni di presenze turistiche, cioè di notti dormite, che hanno portato il contributo al PIL dell'Emilia Romagna dall'8 a quasi il 12%. E infatti è un contributo a una disoccupazione che dal 9 è scesa in 3 anni al 6%. Io penso che le ragioni per le quali vi battete siano ragioni giuste per l'idea di una società
che abbia più cura di se stessa, che sia sostenibile. Io non sono per la decrescita felice, lo dico subito. Quando la decrescita è arrivata, i felici ne ho conosciuti poco. E se non sai crescere, non hai nulla da redistribuire, diventa difficile, ad esempio, lottare per combattere la povertà. Ma il modello di sviluppo, anche nella mia terra, che da poverissima che era è diventata tra quelle più ricche in Europa, pur anche noi tra mille problemi e difficoltà, non può che essere un modello di sviluppo sostenibile e non coincidente con quello che abbiamo alle spalle nel recente passato. Io penso che nel protocollo, anche che abbiamo firmato, ci sono ragioni per fare un lavoro insieme. Giovanni Totti è il mio vicepresidente della Conferenza delle Regioni e devo dire che è una delle personalità e dei presidenti più attenti alle cose che ho detto, e noi stiamo cercando di farle diventare il patrimonio di tutta la Conferenza delle Regioni. Grazie.